Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti, grazie di cuore perché siete veramente tanti, 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 grazie mille. Bene amici, oggi abbiamo un radiocomando di un cancello Kame del signor Mario. Ciao Mario, il problema di questo radiocomando è che inserendo le batterie rimane il LED acceso come se fossero bloccati i pulsanti. Quindi tolgo le batterie, andiamo sotto il microscopio e andiamo a indagare sul guasto. Bene amici, siamo sotto il microscopio, andiamo a fare una bella ispezione, partiamo dal LED, controlliamo tutti i componenti che siano ben saldati o rotti, quindi li andiamo a controllare. Di solito è il quarzo che si dissalda. Capita spesso, ma sembra ben saldato. Dopo andiamo anche a controllare l'integrità dei due tastini, che non vorrei che siano rotti all'interno e quindi il LED resta premuto. Ma qui c'è qualcosa di altro. Finiamo di guardare tutta la scheda. Qui sembra a posto. Ok, dall'altro lato abbiamo un altro quarzo piccolissimo qui collegato a questo integrato qui, ed è qui sì che c'è tanto, qui è successo qualcosa, perché per stortarsi sembra che si è piegato verso destra, quindi ha preso un colpo di qua. Qui non so se ha strappato le piazzole, ma a guardar bene qui c'è qualcosa che manca qui sotto. Infatti è alzata, e guardate questa pista dove è finita. Qui c'è un bel problema. Allora, facciamo un ragionamento. Se si è piegato di qua, adesso ho capito, secondo me è stato qualcuno che, inserendo la batteria, è uscita di qua, si è appoggiata, secondo me la batteria quella sotto, perché sono due batterie sovrapposte, quella sotto è scappata fuori, si è appoggiata qui, spingi e spingi ancora, addirittura ha strappato via questo integrato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Allora, prima di tutto adesso vado a coprire tutta questa parte, il pulsante, questi componenti, per non far bruciare i componenti, e poi con un po' di flussante andiamo a dissaldare il componente e cerchiamo di riaddrizzare i pin per vedere se riusciamo a recuperarlo. Iniziamo subito con un po' di flussante, quindi andrò a mettere un pochino di flussante sopra il componente da dissaldare, in modo da dissaldarlo senza far fatica. Ecco, così dovrebbe bastare. Iniziamo, accendiamo l'aria calda, 300 gradi, forza 6, poi ognuno di noi alla sua stazione, quindi deve regolarsi. Iniziamo a dissaldarlo. Ok, abbiamo un po' di piste da rivedere. Abbiamo una resistenza che se n'è andata a spasso qui. Adesso la mettiamo subito a posto.
Esaminiamo insieme la situazione. Quindi abbiamo la prima piazzola, una, la seconda piazzola, la terza sembra ok, quarta ok, quinta, sesta piazzola da sistemare, settima e ottava. Dall'altro lato andiamo a vedere, abbiamo, per fortuna abbiamo tutte le piazzole buone. Allora, queste due qui sembrano inutilizzate, quindi non ce ne frega niente, ma le altre sono tutte da utilizzare, quindi sono tutte buone e vanno benissimo. Io adesso faccio una cosa: intanto che il chip è disaldato, vado a cercare i vari contatti dall'altro lato. Allora, uno lo posso recuperare da qui, quindi da qui posso fare un bel ponticello fino qua. Questo qui lo devo rintracciare dall'altro lato e capire da dove arriva per fare un altro ponticello, e la stessa cosa da qui, ma forse qui riesco a fare un ponticello da qui a qui. Quindi diciamo che uno ce l'ho qui, l'altro è qui. È solo questo da andare a capire dove prenderlo nel caso in cui devo fare un ponticello e farlo arrivare qui. Bene, adesso vado a controllare tutto, mi faccio uno schemino e poi vediamo cosa riesco a fare. Thank you.
Bene amici, siamo arrivati alla fine del video, il componente è stato disaldato, riaddrizzato, risaldato, ripulito e meglio di così non posso fare. Ecco, l'unica cosa che posso fare adesso insieme a voi è provare se qualcosa è cambiato. Inserisco le due batterie ed è già un buon segno perché il LED non lampeggia, vi ricordate che prima lampeggiava? Anzi, rimaneva acceso fisso e adesso non lo fa più. Quindi vado a premere il pulsante e vediamo cosa succede. Ok, funziona ragazzi. Ecco, l'unica cosa che io da qui adesso in questo momento non posso garantire il funzionamento finché non vado davanti al cancello a provarlo. Quindi, signor Mario, per favore, scrivi qui sotto nei commenti se il radiocomando è funzionante o non funzionante. Ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video fino qui e come sempre vi invito a iscrivervi e attivare la campanella. Un saluto a tutti, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao ciao!